Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, do il benvenuto al nostro Vescovo, che è qui oggi, nella quarta domenica di Avvento, per celebrare un momento importante, importantissimo direi, per la nostra comunità. Ma siamo qui soprattutto per celebrare l'Eucaristia. Oltre all'oratorio, che inaugureremo subito dopo la Messa, questa mattina gli angeli volano dal cielo, sono arrivati i due angeli che io avevo trovato nel sottotetto della chiesa e che ho fatto restaurare. Proprio oggi sono arrivati. Vi ricordate l'anno scorso che il Vescovo a Santa Lucia ha celebrato in mezzo ai due angeli? Si vede che è destinato a stare in mezzo agli angeli il Vescovo, e ancora oggi, e beh, Gabriele, giusto? E ancora oggi, ecco, poi li potete vedere con calma, questi bellissimi angeli del Seicento, che vi farò poi vedere le foto di com'erano. Come in queste domeniche di Avvento, noi vogliamo sottolineare il cammino che stiamo facendo di domenica in domenica, con la tradizione dell'accensione della corona di Avvento. Siamo ormai alla quarta candela, quarta domenica. Accendendo questa quarta candela, nell'ultima domenica, pensiamo a lei, la Vergine, tua e nostra madre. Nessuno ti attese con maggiore ansia, con maggiore tenerezza, con più amore. Nessuno ti accolse con più gioia. Tu sbocciasti in essa, come il chicco di grano germoglia nel sole. Nelle sue braccia trovasti la culla più bella. Anche noi vogliamo prepararci così, nella fede, nell'amore, nel lavoro di ogni giorno. Vieni presto, Signore, vieni a salvarci. Accendiamo ora la quarta candela, cantando si accende una luce. Cristo pietà.
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che hai scelto l'unica figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio ti metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si vederà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Io vengo per fare la tua
così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. In questa quarta domenica di avvento.
E a me pare che in questa domenica la parola di Dio si suggerisce l'incontro tra tre sì. Bastava che uno di questi sì si inceppasse, diventasse no, o anche soltanto ni, e si bloccava tutto. C'è il primo sì, è il sì di Dio Padre agli uomini, al mondo. Di un Dio che è così ricco di compassione che non si rassegna che il mondo, la storia vada perduta, vada in fallimento. Possono fallire o quasi anche congressi mondiali che progettano il futuro ecologico e magari abbiamo un po' di amarezza dentro, perché ripiegati sul presente gli uomini non sono capaci a costruire il futuro anche con qualche sacrificio nel presente. Possiamo guardare a questo con un po' di amarezza, ma il cuore si apre alla gioia, perché Dio no, no, Dio no, Dio non si rassegna a che il mondo vada perso. Dio ci viene incontro, ed è il primo messaggio che ci viene da tutto il mistero del Natale, ma da tutto il mistero della storia della salvezza. Dio ha tanto amato il mondo, dice in quella notte Gesù a quel cercatore di verità e di senso che è Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio a salvare il mondo, a salvare gli uomini. Il sì di Dio a noi, il sì di Dio senza nessuna limitazione, senza desiderare in modo preventivo gli altri sì, un sì così pieno che rischia anche che qualcosa si fermi. Eppure Dio dice sì all'uomo. Ma c'è un secondo sì che ci viene presentato da questa pagina splendida a cui facciamo mai riferimento della lettera agli Ebrei, quando è il sì di Gesù Cristo, del Figlio di Dio che si fa uomo. Ecco, manda me. E in questa pagina abbiamo sentito Gesù stesso che dice: Dio Padre, certo, non bastano i sacrifici degli uomini, le decime, non basta costruire chiese, costruire oratori, non bastano i nostri sacrifici per riscattarci dal male. Ecco, ci sono io, mi hai dato un corpo perché io lo offro a te, mi hai dato una vita umana perché io offro a te, ed è il sacrificio gradito al Padre. Ecco perché i nostri fratelli orientali, quando costruiscono il presepe, non mettono la greppia o una culla, ma depositano Gesù in una tomba, il bambino Gesù. È il sacrificio del Figlio per la salvezza di tutti, perché tutti possiamo diventare figli e la salvezza si compie. Il sì di Dio Padre, il sì di Gesù Cristo che dice: ecco, manda me, sono pronto. Questo sì di Gesù Cristo che sarà poi accompagnato con fatica durante tutta la sua vita, fino alla vigilia della morte, quando gli verrà quasi da ritirarlo questo sì, ma lo dirà: questo calice è amaro, Padre, fa che passi da me, che io non debba bere questo fiere. Ma poi si riprende subito e dice: non sia fatta la tua volontà.
insegna l'amore, tanto che noi diciamo che di per sé, dal punto di vista teologico, Gesù non è morto ammazzato. Gesù ha donato la sua vita nel momento in cui cercano di toglierla. Il suo amore è più grande di chi, dell'odio di chi vuol toglierla, e la offre, la dona. È il mistero della morte e della risurrezione, di un amore che vince. E qui c'è il sì della Madonna, che rappresenta gli uomini. E tutta la storia della salvezza era sospesa a questo terzo sì. Se la Madonna avesse detto no, si inceppava tutto. Eccomi. È un sì che è proprio totale. Apre la mente, il cuore, il grembo. Diventa la madre. E diventando madre, Maria, come abbiamo sentito in questa pagina dell'Evangelo, non tiene tutto per sé, ma si mette in cammino, come abbiamo sentito in questa pagina, e si mette in cammino con un passo di danza. Lei che è appena incinta, andare a trovare la cugina Elisabetta, che, a cui mancano 3 mesi per il parto. Poteva dire: non tocca a me, sono una parente lontana, ci sono parenti più stretti, non tocca a me, ho tutte le scuse pronte, sono incinta, metto in rischio il figlio che è appena germinato nel mio seno. E invece è lei che fa questo lungo cammino da Nazaret a Ercarim, 120 chilometri in regione montagnosa, ci avrà messo delle settimane, e non fa una visita di cortesia, si trattiene là per mesi, finché la cugina non ha partorito e non diventa di nuovo autosufficiente. È l'incontro che ci viene presentato in questa pagina del Vangelo tra due madri che generano vita. È meraviglioso, perché in fondo non è Maria che porta Gesù, ma è Gesù che trasporta Maria. È il Signore Gesù che ci può far diventare veramente missionari. Accoglierlo vuol dire annunciarlo. Se non lo annunci, non lo accogli, e se lo accogli veramente, lo doni. I tre sì: il sì di Dio Padre, il sì del Figlio e il sì di Maria. Amici, fratelli, bambini, e noi dove stiamo? Il nostro sì dov'è? C'è o non c'è? Dico per voi, cari amici adulti, conoscere Dio senza conoscere la miseria umana ci porta alla presunzione, ma conoscere la miseria umana senza conoscere Dio ci porta alla disperazione, senza via di uscita. In qualche circostanza, e lo ripeto per voi adulti, in queste ore ho presentato il Natale come la torre di Babele capovolta. Gli uomini che vogliono raggiungere il cielo e costruiscono la torre a Babele, vogliono diventare Dio e non essere sottomessi a nessun'altra autorità, vogliono essere loro stessi il fondamento della verità, della giustizia e del bene. Ma sappiamo com'è andata a finire quando gli uomini hanno voluto diventare Dio, pur parlando la stessa lingua, non si comprendevano più. E nascono le inimicizie. Persin Caino uccide il fratello di sangue Abele, c'è la dispersione dei popoli. Ma a un certo punto, perché il sì di Dio e il sì del Figlio è pieno, ecco che la torre di Babele è rovesciata. Non l'uomo pretende di diventare Dio perché è rovina, ma è Dio che diventa un uomo. Dicevo, in questi giorni i fratelli detenuti, e li ho visti piangere, quelli che sono ergastolani, nei vari incontri che ho avuto, per spiegare il Natale. Se io venissi qui non per farvi una visita,
pregare con voi, annunciarvi il Vangelo, mangiare una fetta di panettone con voi, ma venissi qui se le leggi me lo permettessero e senza aver compiuto nulla degno di colpa e di pena, e decidessi di stare qui finché ce n'è uno di voi giorno e notte a diventare detenuto, carcerato anch'io, cosa diresti? Un detenuto subito esploso, non è possibile, hai ragione, dico io. Ma potreste dirmi che sono pazzo, oppure potreste dirmi che sto dalla vostra parte, sono dei vostri. Il Natale è di più. Carissimi, è Dio che si fa uomo, ma ha bisogno del nostro sì. I cieli si aprono, ma deve aprirsi la terra ad accoglierlo. In quella notte a Betlemme non c'era posto, ed è nato in una grotta, deposto in una mangiatoia. Cerchiamo di fargli posto. È la nostra salvezza, il nostro sì, incrociando il sì di Dio e il sì di Gesù, ci porta alla beatitudine e ci rende solerti nel fare del bene agli altri, nel vivere d'amore. Che cos'è un oratorio? La fatica della costruzione, la fatica di pagare i debiti, fidandosi certo della provvidenza, ma alla fin fine è una scommessa sulla educazione e cercare di creare una comunità così numerosa e così fervorosa come quella di Viviano, uno spazio dove ci si possa incontrare e maturare i nostri sì a Dio. È una scommessa sull'educazione. La casa che adesso visiteremo sia piena di gente, non è, non deve, non può essere un contenitore vuoto, sia pieno di gente. Sono contento che il primo gesto che faremo sarà portare Gesù nella cappella, dove celebrerete la messa nei giorni feriali e dove ci sarà uno spazio per incontrarlo il Signore. Perché l'oratorio è il luogo dell'orazione, non è un giocatorio. Ma poi c'è anche bisogno del giocatorio, certo, e di tanti progressi, di tanti progetti, proprio per l'educazione. Come diceva San Giovanni Bosco, e venerdì era il 150° anniversario della fondazione di questa famiglia religiosa. In una stanza erano 8 persone, adesso sono 17.000 sacerdoti e 16.000 suore in tutti i continenti. L'oratorio, per riuscire, diceva lui, a fare degli onesti cittadini e dei buoni cristiani. Thank you.
Madre Maria, di tutti i santi, affidiamo le nostre preghiere alla provvidenza del Signore per benedirlo, ringraziarlo, lodarlo e per chiedergli la grazia di riuscire a dire i nostri sì giorno dopo giorno, per accogliere la sua volontà, accogliere l'amore che viene da lui, che ci rende solleciti verso la necessità dei fratelli. Vediamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Maria, ti sei fidata della bontà di Dio, e hai fatto spazio nella tua vita, ed Egli ha fatto di te la prima dei credenti. Mamma nostra, aiutaci a dire con te e come te, si compie in me la tua volontà, Signore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le persone che donano tempo e vita a coloro che la società considera poveri ed emarginati, perché il loro stato nel servizio della carità sia il grembo che ancora oggi permette a Gesù di incarnarsi. Noi ti preghiamo. Stiamo respirando l'aria da servizio, luci, addobbi, negozi con vetrine piene di tante cose superflue. Aiutaci ad usare e a godere di queste cose nel giusto modo, a cercarti e a ringraziarti per il bene che ci vuoi. Noi ti preghiamo. Perché hai dimenticato che Gesù è venuto nel mondo per salvarci, perché in questi giorni di regali, sprechi, pranzi e cene sappiamo volgere il nostro sguardo a dare il nostro aiuto a chi non può avere ciò che non abbiamo in abbondanza. Noi ti preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale oggi è un giorno importante. Si inaugura il nuovo rapporto. Tanto è stato il lavoro e tante sono le aspettative. Fa, oh Signore, che diventi il focolare della nostra comunità e dalle sue mura ci sia tanta accoglienza, vera pace, gioia vera, condivisione sincera. Per questo noi ti preghiamo. Per il nostro Vescovo Gabriele, da Cristo, attraverso la Chiesa, ha ricevuto il mandato di pastore e guida per la nostra diocesi. Il Signore gli conceda sempre la sapienza del cuore, perché attraverso il suo esempio e la sua parola, tutti noi possiamo alimentarci della parola di Dio e percorrere insieme a Lui la strada che porta al Signore. Preghiamo. Padre Santo, accogli le preghiere che abbiamo espresso, ma anche quelle che custodiamo nel cuore, che sono segrete, che però tu conosci, le nostre necessità, il nostro bisogno di chiederti aiuto, di dirti grazie, di chiederti luce perché tutto ciò che capiti nella vita diventi adorabile, perché tutto è tuo dono. Te lo chiediamo, Padre Santo, per Cristo nostro Signore.
cercate, fratelli e sorelle, perché Dio, il vostro sacrificio, sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Secondo la
la tua volontà. Tu che viva regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Vi do solo alcuni avvisi. Ricordiamo la celebrazione della novena di Natale oggi pomeriggio alle ore 17, poi domani, martedì e mercoledì alle ore 20:30 e l'ultimo giorno, la vigilia, alle ore 17. Le confessioni natalizie saranno nei giorni di martedì dalle 9 a mezzogiorno, poi mercoledì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. Giovedì 24 dicembre, vigilia del Santo Natale, celebreremo la Santa Messa alla casa di riposo alle ore 15, alle ore 18 la messa vespertina della vigilia e alle ore 24 la messa della notte. Venerdì 25, solennità del Santo Natale, le sante messe seguono l'orario festivo. Alle ore 17 ci sarà il canto solenne dei vespri. Come ogni anno, il giorno dell'Epifania, andremo ad incontrare gli anziani della casa di riposo per un momento di festa, tutta la nostra comunità. Porteremo loro i doni che porterete e metterete a disposizione. Là vicino al presepio metterò l'elenco dei doni più utili che i volontari della casa di riposo ci hanno chiesto, perché panettoni, non c'è tutto il diabete, facciamo altrimenti fare troppo giro alla casa di riposo. E allora ci hanno chiesto cose più utili, dai bavaglioni alle, al sapone liquido, alle fialette, perché c'è una parrucchiera, due, che le passano tutte. Quindi hanno anche bisogno di queste cose pratiche, fazzolettini di carta, eccetera. Panettoni e pandori ne hanno già sufficienza. Allora metteremo poi, come sempre, i cesti durante tutto il periodo natalizio, potete portare questi doni poi il pomeriggio delle prime mie, andiamo insieme a portarli in tagliazza. Ora riceviamo la benedizione del vescovo e poi tutti insieme ci rechiamo all'ingresso dell'oratorio per il taglio del nastro e poi entriamo dentro il cortile. Preghiamo. O Dio che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio, egli viva regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, penetri nelle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen.